raga, buongiorno e bentrovati in questo nuovo incredibile video di GTA 5. Siamo con il signor Clinton, per quale motivo? Perché volevo parlarvi di alcune cose che magari qualcuno di voi non conosce su questo gioco. Glitch, robe strambe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi prima di cominciare mi raccomando un pollicione in su, un commento qua sotto con scritto Franco Invertebrate. Vi ricordo che vado in live di giorni dalle 15 alle 18 su Twitch. Mi trovate nel link bloccato sotto nei commenti. E per le prime 20 iscrizioni avrete in omaggio una scala. Cioè fanno sempre più schifo le intro, signore. Arrivo al punto che vi farò ciao, un video, cominciamo. Se volete like per pietà. Cominciamo con la primissima cosa. Perché c'è una zona nella casa di Michael che è alquanto ambigua, sospetta. Direi, dimmi che non c'è né Jimmy né Amanda. Dimmi che la zona è pulita. Molto, molto bene. Questo ingresso senza senso. In realtà, per il gioco, un senso doveva avercelo. Perché qua doveva esserci una porta. Così a primo impatto non si vede. Ma nel caso dovessimo bombardare quest'area con delle granate, con delle mine, prossimità o robe del genere, quello che abbiamo, si potrebbe vedere la cornice di questa porta. Deve imbrunirsi un attimo. Ecco, ok. Michael, non rompere le palle. Se ci fate caso, qui abbiamo l'ombra di una porta. Perché qua Rockstar aveva pensato di metterci appunto una porta. È possibile vedere più volte venire fuori da questa zona Tracy e Jimmy, che vanno a prendere uno la bicicletta e l'altro la macchina. Non è che sono qua perché hanno fatto il giro e si sono fermati qua a parlare al telefono, eccetera. Unicamente perché era stato programmato così il gioco. Loro dovevano uscire di qua, prendere la macchina e andarsene. E invece poi alla fine l'hanno murato ed è andato tutto quanto a scemare in questo modo. Oddio, aspetta, ma va anche in dentro sta roba? C'è anche un po' di profondità che si può notare. Diversamente non la vedi. Però qua dovremmo essere praticamente in sala. Detto ciò, passiamo con la prossima cosa. È una roba veramente, veramente molto, molto cosa. E possiamo notarla in questo punto. È una cosa veramente bellissima. Succede anche con il faro. Che in pratica, quando non stiamo guardando una roba che può essere una fontana, un qualsiasi effetto, mettiamola così, in pratica questo si disattiva. E guardate, se io dovessi guardare dietro, la fontana ripartirebbe da capo. Ora sta spruzzando l'acqua. Mi rigiro. In questo momento è ferma. Non sta andando. Io mi volto e lei riparte. Si disattiva. La guardo, è attiva. Non la guardo, si disattiva. Signori, passiamo con la prossima cosa. Dovremmo andare nella zona marittima, precisamente dove c'è questo quadratino che è un ristorante messicano. È possibile, salendo queste scale, riuscire a bucare il muro. Andiamo sopra, dobbiamo fare questo giro con il signor Franco. Prendiamo il corridoio a destra e andiamo giù per l'ultima scala. Dopodiché, una volta arrivati in questo preciso punto, non dovremo fare altro che entrare in questa finestra e boom, salteremo fuori e finiremo dentro al negozio. Lì ci sono i nostri classici tre ponti messi fuori dalla mappa, veramente bellissimo. Detto ciò, signori, passiamo con la prossima cosa. Chiaramente online si crepa, giustamente. Per la prossima cosa dovremo andare in una delle missioni più sconosciute di questo gioco, ovvero il prologo. Succede una cosa molto stramba che in molti conoscono, ma altri anche no, quindi io ve la mostro ugualmente. Comincia con la classica rapina e arriviamo al dunque, dove Michael deve minacciare gli ostaggi, le persone, e devono entrare dentro allo sgabuzzino. Se non dovessi farlo, teoricamente Brad dovrebbe farlo al posto mio, ma solo una volta tornato Trevor, che dice: allora, cosa sta succedendo, perché nessuno fa nulla? Allora Brad prende in mano la situazione e li fa andare dentro. Quindi qua noi possiamo farci i fatti nostri, aspettare che tanto risolverà tutto quanto il signor Brad. E mi sembra faccia anche prima rispetto a noi, forse. O no, perché non vanno quelli? Ma si è bugato. Loro teoricamente dovrebbero essere già là dentro. Ok, in pratica però non ci vanno. Detto ciò, comunque questo è tutto per il prologo. Passiamo con la prossima cosa. Per la prossima cosa ci servirà un furgone dei taco. È possibile con questo creare la trappola definitiva. Vedete qualcuno che vi sta sulle balle o magari volete trollare un vostro amico? Semplicemente dovremmo prendere un furgone dei taco, che è tipo il male per eccellenza. Dopodiché dovremmo andare precisamente in questa zona. Vedete dove c'è tipo questo complesso di cose? Quello che interessa a noi è qua. Voi scendete di lì e vi fermate qua. Successivamente dovremo andare in questa zona. Vai giù, non ti ribaltare, mi raccomando. Girati perfettamente così. Dopodiché dovremo far scendere la persona, oppure potremmo farlo direttamente noi. E praticamente il personaggio si glitcherà in questo punto. Non sarà possibile in alcun modo per lui uscirne. Non potremo cambiare personaggio, non possiamo arrampicarci, non possiamo fare niente. È una trappola che, se vogliamo sfuggire, dobbiamo unicamente chiudere il gioco e riaprirlo. Detto ciò, comunque, prima che Franco possa restarci veramente male, devi passare con la prossima cosa. Allora, per la prossima cosa dovremo andare direttamente qua sopra l'hangar di Devin, perché è possibile infilarsi praticamente dentro a questa roba. Dovremmo andare nel terzo scompartimento, mi sembra, oppure tutta quanta la zona perforabile, forse tutta. Comunque è possibile, mediante uno scivolo, una caduta, una roba, finire dentro questo muro, che è praticamente privo di collisione, messo unicamente così per fare cose. Vai dentro, ok, esattamente. Poi non so se c'è un buco, perché ci sono costruzioni nascoste fantasma dentro nel mondo di Lando solitamente. Questo comunque era un altro buco per aggiungerne alla serie. Andiamo con la prossima cosa. Non so se l'hanno aggiustata, non ne ho idea, ma è possibile svaligiare il barbiere in un modo abbastanza idiota. Adesso mi serve prima di tutto un barbiere, ovviamente. Il punto è qua, trovarlo non è così semplice. Eccolo qua. Noi veniamo qua, solitamente pistola, spariamo e siamo a posto. Ma c'è un modo per non avere sospettato cose, eccetera, eccetera, eccetera. Dovremmo unicamente aprire questa porta, dopodiché saltare contro, ok, la cassa. Delle volte funziona, delle volte no. Comunque si può rompere, e rompendosi ti droppa di conseguenza i soldi, ok? Non è semplice, ve lo dico subito, non è una cosa che si fa in
in 2 secondi. Uno prova più volte, comunque si può rompere al 100%. Vai, ok, ce l'ho fatta. 102, non ho le guardie, io non ho il Never Wanted o quelle state lì. E me ne vado, tranquillo, tranquillo. È complicato, ma si può fare. Detto ciò, un po' godo e passiamo con la prossima cosa. Noi sappiamo che è possibile con la moto infilarci un po' ovunque, con i veicoli in generale, ok? C'è esempio, io voglio entrare in casa di Michael, prendo una moto, vado qua, posso prendere anche questa moto di Franco. Cerco di entrare in casa, dovrei riuscire a entrarci. E ok, vado dentro, giro così tranquillo. E è una cosa che il gioco mi permette di fare. Perché si è rotta? Ma non tutti sti buchi sono bucabili. Mettiamola così. Un esempio può essere la banca di Los Santos, dove non possiamo entrare. Vado a sbattere contro l'ingresso, la porta è aperta, io impenno, c'è praticamente un muro invisibile, vedete, qua io raga posso entrare. Prendo la moto, avete visto cosa ha fatto il casco? Poi la moto si è disintegrata, ma cos'hanno le vetture quest'oggi? Oh. Ok, l'ingresso è forzato aperto, c'è una forza, c'è un campo che mi impedisce, vedete, di entrare con la moto. La ruota prende impenna e io non riesco a infilarmi dentro. Questa cosa succede qua, non so se accade anche in altri posti della zona, ma in un altro posto sono sicuro, ed è la casa di Trevor. Quindi se io dovessi andare qua, precisamente nell'ingresso della roulotte di Trevor, dovrei avere lo stesso campo di forza. Vai, impenna. Pensavo solo l'ingresso, invece uno può andarci direttamente sul tetto. Va bene, bellissimo signori. Passiamo con la prossima cosa. Un secondo, io non sono diventato Trevor, non ho cambiato personaggio. Io ironicamente con Franco non l'ho sbloccato. I personaggi si sbloccano solo nel momento in cui li andiamo a utilizzare. Questa cosa signori è incredibile. Ah, non posso muovermi. Stiamo vedendo una roba da area 51, ve lo posso assicurare. Io posso interagire con Trevor. È originale lui, l'ha creato il gioco, non l'ho creato io. Quindi nel caso io dovessi diventare Trevor, sarei questo cocainomane. Cosa fa Franklin? Ma signori, questa cosa non ha senso. Ah, non posso manco uscire da qua. Eh no, oh mio Dio. Detto ciò, passiamo con la prossima cosa. Per la prossima cosa dovremo dirigerci precisamente qua, sopra questo groviglio di cose, in questa zona, perché qui è possibile nuovamente bucare la mappa. C'è una scala che possiamo scalare. Andiamo qua, poi dovremo riuscire a saltare giù. Lasciate perdere quello che è appena successo, perché è area 51, ma non facciamo domande. E teoricamente qua uno potrebbe andare fuori. Vai, ecco qua. Uno esce, tranquillo. Si fa una bella scampagnata in questo magico mondo con un tubo. C'è la buona possibilità che una volta entrato, tanti saluti e ci vediamo. Ah no, si può uscire, perfetto. Sempre dal tubo. Detto ciò, passiamo con la prossima cosa. Per la prossima cosa dovremo andare precisamente qua, in questo punto, perché esiste una specie di easter egg. In pratica, se ci fate caso qua, possiamo trovare alcune montagnole artificiali create con degli pneumatici. È un riferimento a un fatto che è successo in Florida. Vedete, pieno di pneumatici, perché a noi piace l'ambiente e quindi facciamo le montagne con gli pneumatici. Signori, per la prossima cosa dovremmo dirigerci qua nell'ospedale, perché è possibile nuovamente, signori, oggi usciamo dalla mappa day, uscire dalla mappa. Per chi volesse uscire dalla mappa, già qua si nota che il muro è molto, come dire, friabile. Uno può vedere già fuori dalla mappa in questa zona, e appunto è questo il punto che ci permetterà di saltare fuori. Non serve manco correre, signori. Se noi ci mettiamo in prima persona e diamo un pugno guardando precisamente in questo angolino, che è precisamente situato qua, in questo punto sopra l'ospedale, in questa zona, io arrivo qua in strada, salgo qua sopra con l'elicottero, parcheggio e vengo qua in questo angolino, guardo il niente, do un pugno e magicamente io mi ritrovo dentro al mondo. Bellissimo. Uno può girare qua, non so se ci sono punti di sbocco dove posso salire o fare cose, non ho idea. Ora provo a saltare ogni tanto a vedere se si aggrappa da qualche parte. Non credo, comunque si può anche uscire, mi sembra, di qua, o forse no. Allora, quando siamo in prima persona, sì, lo posso fare, perché in prima persona, signori, siamo più piccoli rispetto al normale. Per la prossima cosa dovremmo andare nella missione, non mi ricordo il nome, è tipo sopralluogo alla gioielleria. Michael incontra Lester e vanno assieme a ispezionare questa bellissima gioielleria. Parcheggiamo la macchina, lasciamo Lester qua, che come sappiamo abbiamo visto più volte, Lester finge di continuare a parlare. Io sono già sceso lì che blatera, bla bla bla. In questo sopralluogo noi in pratica non dobbiamo farci beccare. Ci siamo. È una cosa veramente figa il fatto che se Michael dovesse sparare contro la gioielleria come un pazzo, in questo caso io prendo esempio un Kalashnikov e smitraglio la zona, mi salterà fuori. La copertura di Michael è saltata. Molto bene. La cosa curiosa è che nel caso dovessi tirargli un missile, una granata, teoricamente non dovrebbe succedere nulla. Gli tiro un missile, ok, esplode. Non ho nessuna missione fallita, quindi lo sparo non va bene, ma il missile è ok. Io posso sparare missili come un pazzo e praticamente non succede nulla. È stato visto con un'arma, ma non ho la roba fallita perché mi salta la copertura. Detto ciò, Lester, ti saluto e andiamo con la prossima cosa. Lester, perché è scappato? Vabbè, siamo arrivati con l'ultima cosa tra le robe storte e strambe di quest'oggi, e riguarda una cosa bellissima chiamata frame per secondo, oppure FPS o quelli che sono. E praticamente più questi sono alti, più succedono cose. Adesso la differenza da 30 a 60 FPS è tipo il doppio, quindi dovrebbe notarsi anche così. Io adesso ho 100 unità di benzina. Comincio col versarne, partendo da questa riga, e riesco ad arrivare, vediamo in che zona. Vado magari un po' più speedato, vedete che scende 85, poi arriva 79, eccetera eccetera eccetera. Io versandone, esempio, fino a arriva sta riga, ok, fermati a 61. Io ho 61 a 60 fps arrivati qua. Quindi mi sposto qua di nuovo e ripetiamo la stessa cosa, però con i frame più bassi. Ora sono, come vedete, tutto più brutto. Sono a 24 frame per secondo.
secondo. Ho di nuovo 100 unità. Dovrei riuscire a percorrere una distanza maggiore. Versa. Vediamo un po'. Devo raggiungere quel punto a 61. Guardate, signori, come scende lentamente. Io sono a 91. Là ero già a 61. Mentre qua arrivo con la bellezza di 83 di benzina, avendo fatto anche più metri. Quindi qua 61 a 144. Qua siamo a 24 e siamo a 83. Non male. Non so perché sta cosa, però funziona anche in altre robe. Questo gioco è veramente bellissimo. Quanto mi mancava vedere i giochi con una frequenza di aggiornamento così. È stupendo.